sono arrivato sotto la pioggia e ovviamente me ne vado sotto la pioggia, non poteva essere diversamente. Ultime ore a Bulin, ora vado a prendere il biglietto del treno, ho visto che ce ne sono un sacco che partono da qui e arrivano a Nanning, ci mettono veramente poco, in 2 ore e mezza sono lì. Salito, ora mi aspettano 2 ore e mezza di viaggio, sarà Nanning, Nanning East, devo trovare un modo per arrivare in centro perché sono alla stazione est, però si farà in qualche modo. La stazione Nanning Est è gigantesca, veramente enorme. Adesso vado a prendere la metro e arrivo alla stazione centrale di Nanning, che è l'ostello lì vicino. Arrivato, la città, prima impressione sembra tranquilla e pulita, non è molto incasinata come di solito nelle città cinesi, appena si esce dalla stazione c'è il disastro, no invece qua è tranquillo, sarà per l'ora, però non è così tardi, sono le 8. Sto andando all'ostello che è qua vicino, poi andrò a farmi un giro per mangiare qualcosa e cenare. Questo è un gran mercato, un signor mercato. Qua vendono veramente di tutto. Ho trovato persino un dentista che sì, con un baracchino che sta operando, togliendo una carie a un dente a una persona. Incredibile. Cioè non ho potuto firmarlo perché altrimenti mi piantavano un bisturi nella gola. Ma qua veramente c'è di tutto e di più. Fatta. Questo è il biglietto del bus per il Vietnam, quindi domani si parte, domani alle 8 partirò e ci metterò 8 ore più o meno ad arrivare ad Hanoi, se tutto va bene in dogana. Mi sono preso in anticipo perché in realtà il mio visto cinese scade il 12, oggi è il 5, visto che entrerò senza visto in Vietnam. Per gli italiani, se ci si presenta in dogana, si ha automaticamente un visto di 15 giorni turistico, quindi non serve andare in ambasciata a fare richiesta dei visti turistici. Però chiedendo in giro informazioni anche ad altri europei, inglesi, francesi, eccetera, nessuno sa di questa cosa, tutti fanno il visto. Quindi sembrerebbe che sia solamente per noi italiani. E conoscendo i casini che ci sono in dogana,
meglio andare lì un po' prima, qualche giorno prima, che se mi rifiutano e c'ho 6 giorni per richiedere il visto in ambasciata. Sono arrivato in stazione degli autobus, sono 7:30 e sono prontissimo per andare in Vietnam e dormire anche in autobus un bel po'. Non so cosa faremo con questo, adesso vedremo dove ci portano. Siamo arrivati al confine. Nuova avventura, vediamo se questa volta va meglio. Sono arrivato in Vietnam da neanche mezz'ora, c'è un casino della Madonna. Due tipe mi hanno già chiesto che cosa faccio stasera. In ostello c'è il free beer. Cioè, io non lo so, mi sembra il paese della meraviglia dietro. Uno spettacolo. Mi spiace solo che ho 15 giorni, quindi dovrò girarlo veramente molto velocemente. Però non vedo l'ora di iniziare. Già domani. Domani andrò in un posto strafigo. Quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora. Me la sono appena fatta addosso perché il drone ha perso completamente il segnale, era in mezzo al nulla. E non è la prima volta che mi succede qua in Cina. Sono giunto alla conclusione che forse qui nei luoghi di interesse culturale il governo blocchi le radiofrequenze dei telecomandi, perché mi succede ogni volta e non mi era mai successo prima col Mavic. Vabbè, vedremo in Vietnam, speriamo di riuscire a fare qualche bella ripresa col drone.